questa 32esima domenica del tempo ordinario, le letture ci propongono un percorso particolarmente interessante che nel Vangelo trova bella espressione attraverso la parabola delle 10 vergini, 5 sagge e 5 stolte. Però vorrei soffermarmi soprattutto sul testo della prima lettura, che è tratto dal Libro della Sapienza e che in qualche modo ci dice quali siano le caratteristiche intrinseche della sapienza, e ci fa vedere uno scenario che, se lo applichiamo anche in termini pedagogici alla situazione scolastica attuale, potrebbe apparire quasi surreale. Cioè l'idea della sapienza che va incontro da sola a chi la cerca, che non si nega a quanti la amano e che in qualche modo fa sparire quasi ogni fatica. Per cui se uno si alza di buon mattino per cercare la sapienza, dice il testo, in fondo la troverà sulla sua porta. Come possiamo cercare di trasmettere ai nostri allievi, nella scuola, nell'università, un messaggio di questo tipo? L'idea che per me è sottostante, pedagogicamente parlando, a questo tipo di discorso, è che in fondo, se abbiamo un amore per la cultura in se stessa e soprattutto per ciò che essa può fare dentro di noi, la sapienza è nell'uomo la capacità di vedere le cose nella loro profondità, nella loro intimità, senza fermarsi alla superficie, senza fermarsi alla percezione estemporanea, spesso fallace, spesso superficiale, ma cercando di andare a fondo. Allora, se io mi appassiono all'idea di andare a fondo nelle cose, poi ci prendo gusto. E quindi in qualche modo anche lo studio diventa uno studio leggero, gustoso, perché ciò che mi sta a cuore è andare a fondo nelle cose. Di riflesso imparo ciò che studio e magari vado bene a scuola, vado bene anche agli esami, ma non perché sto cercando come fine primario quello di andare bene a scuola, ma perché sto cercando come fine primario quella sapienza gustosa che non si nega a chi è innamorato di lei, perché voglio vederci chiaro, voglio capire meglio, voglio andare a fondo, perché in fondo uno potrebbe dire di se stesso: ma io non sono e non voglio essere una persona superficiale.